Noi abbiamo avuto un compagno di viaggio che ha fatto di tutto con la sua simpatia per farci ritrovare il sorriso. Parlo di Paolo Belli, che però non vedo, non so dov'è, non so cosa sta combinando, non so dove sia finito. Dove sei, Paolo, questa mattina? Noi siamo a Rho, e tu? Oh Marino, buongiorno. Sono qui dentro al Castello Sforzesco, non riesco a trovare lo studio. Dove sei? Dov'è la partenza del Giro d'Italia? Buongiorno, mi scusi, lo studio di Marino Bortoletti, la partenza del Giro d'Italia. Steffecchi, sono qui perché sto cercando lo studio di... Ma la partenza è a Rho. Come la partenza è a Rho? No, la partenza è qui a Milano, qui dal Castello Sforza. No, è a Rho, è una settimana che l'hanno cambiata, eh. Ma come una settimana che hanno spostato la partenza della tappa? Ma senza dire niente a me. Ma dove eri? Ero in giro. Vabbè, Marino, arrivo subito. Dove vai? Rho è di là. Paura. È di là, tanto tutte le strade portano a Rho. Questa l'ha studiata tutta la notte, ragazzi, tutta la notte. Vediamo. Gente, sei arrivato? Sì, hai lasciato il castello. Prego. Non vedo Belli, però vedo un altro grande cantante, forse più bravo di Belli. Eccolo Belli. Buongiorno a tutti. Allora, sì, Sandro, ecco, con Sandro Giacoppe ci chiedevamo, ma che fine ha fatto Paolo Belli? Che fine ha fatto? Mi ha invitato qua, adesso lo vedo arrivare di corsa. Eccolo qua, tutto trafelato, finalmente. Ti hai riperso per Milano. Buongiorno. No, Sandro, come mai sei qui? Domani dovresti essere la presidente del cuore. Che ci fai qui al Giro d'Italia? Ma io sono venuto per parlare della preghiera del cuore, ma tu dove eri che ti vedo arrivare così affannato? Come mai? Arrivo da... Vieni con me, va. Ciao Fabrizio, tutto bene? Andiamo da Marino. Resti qui tu per i corridori? Io sto ancora un attimo qui. Va bene, vieni con me un attimo. Perdonami, sono... E c'è stato un piccolo disguido, colpa di Marino, ma adesso quando arriviamo la colpa mia, certo. Di corsa da Milano. Guarda, c'è gente di corsa, sì, mi sto allenando per domani sera, perché domani sera c'è la partita del cuore. Vieni, no? Che c'è Arnaldo Pambianco qui. Grandissima partita del cuore domani sera alle ore 21. 20, su Rai 1. Su Rai 1. Un triangolare straordinario. Sì, ma parliamo di cose serie. La partita del cuore è una cosa molto importante. La cosa seria è che l'allenatore. Il triangolo, no, non l'avevo considerato. Il triangolo, cioè ho la nebbia nel mio cervello. Ho fatto una corsa, arrivare da Milano. Paolo, ti aspetto qui. L'unica cosa che volevo sapere da Sandro, visto che lui è l'allenatore, ma io domani gioco titolare o no? Beh, m'hai invitato qua, scusa, adesso non è per dire, però io... Basta, mi serviva questo, a Marino, tocca a te. Sono venuto qua proprio a dire che era titolare domani sera. Hai visto, sono anche in forma. A grande. Questo è abuso di servizio pubblico. Facciamo un piccolo passo indietro, vogliamo... Dico temo, e mentre si avvicina Paolo Belli, che è il direttore artistico della trasmissione, mi vengono i brividi. Paolo, vieni qui pure con Sandro Giacobbe. Sandro, ti puoi accomodare. Grazie. Temo? No, ma portalo guarda qua. Guarda, io sono andato, Sandro, vieni. Portalo qua. Guarda, io sono andato a lavorare per noi, Allora, Angelo, adesso Dino Zandegù, uomo per sette sorelle, dedicherà una canzone inedita ad Arnaldo Pambianco. Prego. Sì, mi dai questa opportunità, Arnaldo. Ti ricordi che abbiamo corso insieme? Sì. E io ti ho battuto e sei arrivato secondo al Giro di Romagna. Sì. Bene, detto questo. Ecco, allora, stamattina abbiamo messo insieme questo piccolo capolavoro. L'hai fatto tu, L'Italia è una. L'Italia ogni ragazza getta un fiore per festeggiare il Giro di Pambianco. Chi punta su Anquetil, Valloy e Gaul ha dimenticato che Pambianco è un'altra cosa. Viva Pambianco, viva Pambianco, brindiamo tutti insieme, viva Gabanè e l'Albana di Bertino. Avete brindato parecchio, mi sa, a scrivere sta canzone. Allora, se vuoi ancora la maglia di Rai Sport è a tua disposizione. Grazie Angelo Domeniani, grazie di cuore per tutto quello che hai fatto. Paolo Belli, buongiorno. Buongiorno. Io sono andato a lavorare per te, caro Marino. Ma sei in Piazza Castello fino a 10 minuti fa. Allora... Com'era quella battuta? Perché me la devo segnare, scusa. Tutte le strade... Portano a Rho. Rho con la H, Dai. Io sono andato a Milano a raccogliere gli umori dei VIP milanesi per quanto riguarda il Giro d'Italia. Vediamo cosa hai combinato. Caro Paolo Belli a Milano. Siamo a Milano, bellissima giornata di sole. Sono qua. Paolo, ma stai parlando del Giro d'Italia? Sì, posso fare un annuncio? Volentieri. Scusate, volevo fare un annuncio a tutti i vigili, se possono essere un pochettino più elastici, perché io lascio sempre la macchina parcheggiata dove poi non si può più passare. Se tra un gruppo e l'altro ci si può infilare.
cercate di essere un pochettino più magnanimi, elastici, perché sennò io devo tornare a casa e ho due figli. Grazie. Un grande tifoso di ciclismo. È vero. Io seguo sempre il Giro, mi piace moltissimo il Giro. Io scusate, odio ciclismo. Dai, ma io so, ragazzi, io non sono uno che sono un presenzialista, ma questo vi fa capire la differenza fra le persone. Quindi, c'è chi non resiste. I Jalapas, Marco Santin, Paolo Belli in diretta. Anche. Claudio Biso e Diego Battantone che stanno parlando bene del ciclismo. Lui è un appassionato di ciclismo. Vedo sempre il ciclismo. Che rapporto tutto usi tu per farti lo zoncolano? Un rapporto con chi? Che non fare con l'anno. L'ho fatto una volta, cioè, hai avuto paura, vado su bene, vado su tranquillo, 39, sì, no, vado su perché bisogna andare su col proprio avevo passo, la bici del 28, ero la ruota, piccolo, quella no, la ruota. No, ti ricordi che dalla 16 io la Roma Sport avevo la 22, esatto, quella lì sono caduto, mi a casa, sei girato, che conviene, ma Paolo Belli, spiega qualcosa di tecnico, Paolo Belli, cosa ne sai di ciclismo, fra Dezzan, passiamo la linea, a voi. Bello, va neanche fiero di queste cose. Certo, sono fiero, sono amici miei che hanno parlato benissimo del Giro d'Italia. Ora volevo solo chiedere a Sandro, se vieni con me nel villaggio, hai voglia di cantare anche tra un po'? Magari, visto che c'è anche una bella canzone nuova, un pezzettino, che dici? Va bene, deve dirlo lui, è lui il capo. Sandro Giacobbe ha partecipato a 3 festival di Sanremo, quindi sì, i miei occhi, ecco, può fare qualsiasi cosa, esordito grazie nel 1976. Che mi deve sempre umiliare così. Date a lavorare, date a lavorare che viene Sara Tardelli. Ok. Ciao. Cara Sara, abbiamo parlato, no, ma muovetevi tranquillamente, tanto che... Come si dice, che c'è il direttore oggi, come si dice, questi sono movimenti di camera. Allora, questo è il logo di Rai 150. Mentre incombono su di noi gli angeli della polizia stradale, quindi dobbiamo comportarci bene. Sì. E tu ci parli, come dire, seriamente di storia. Di che cosa oggi? Oggi parlo, prima di tutto volevo ringraziare il mio direttore Minoli, perché mi ha fatto vivere un sogno, il Giro d'Italia, e poi il vostro direttore Eugenio De Paoli, perché ci ha dato l'opportunità di raccontare il Risorgimento. Posso interromperti per dire, se mi richiamano Belli, che devo fare una cosa importantissima, scusami, me l'ho completamente dimenticato, ma la vicinanza di Sara mi ha emozionato. Okay. Qui c'è la maglia nera del tuo amico Righi. Miseria. Che ha fatto di tutto per arrivare ultimo. Ieri è arrivato ultimo del gruppo, ma due mascalzoni sono arrivati dietro di lui. Però, è la maglia nera del nostro cuore, quindi vallo a cercare e vagliela a portare. Avvocato, vale? Vale. La mia missione è Daniele Righi. Daniele Righi, vale perché l'ha confezionata Claudio Castellano, che è il sarto del Giro, scusami sarmente citato, perché sta coronando, come dire, un piccolo sogno. Io non oso immaginare dove sei, ma ho come la sensazione di saperlo, caro Paolo. Ebbene sì, si sta avverando il nostro sogno, non dire il mio, è il nostro sogno. Prego, signor Righi, si deve avvicinare al nostro studio. La signora Palmira, la mamma di Righi, sarà felicissima perché ci teneva questa maglia. Mi ha confidato prima Daniele Righi che ieri hanno fatto di tutto per nascondersi tutti i suoi avversari per arrivare ultimo. Lasciala pur qua la bici. Vlagic, portala pur via. Sai dove? Vieni, devo correre dopo. Non ti preoccupare, dopo correre. Allora, vieni, accomodati. Come l'hai vestito? Ciao. Cortesia, si giri. Ciao, bravo, il signor Panbianco? Il signor Panbianco è il vincitore del Giro del 1961. Questa è tua. Vieni più in qua. Addio. Io direi che questa cerimonia ha un senso soltanto se gode di una grande ufficialità. Quindi, due campioni come Arnaldo Panbianco e Dino Zandegu, che mai si sarebbero sognati di conquistare la maglia nera, debbono insignire Righi di questo ambitissimo trofeo. Ricordiamo che Righi, forse possiamo vedere le immagini, ieri ha fatto di tutto per arrivare ultimo, è arrivato in fondo al gruppo, fra un po' lo vediamo, si è guardato attorno, ma due carogne sono arrivate dietro di lui. Tra l'altro non Marino si fa così. Guarda Righi che cerca di temporeggiare, le fa di tutte, ma ormai il traguardo è tragicamente passato. Tra l'altro mi ha confidato che Scarponi urlava, dov'è Righi? Righi? Allora, Righi è qui, come direbbe la Carrà. Guarda, mettilo pure davanti a me. Panbianco e Zandegu, effettuate questa premiazione. Chissà se Righi oggi ha il coraggio di fare la cronometro. Sono dimenticato le miss. E come c'è facciamo? Ce n'è una qua. Vieni, per favore, non possiamo fare senza le miss. Vieni. Volendo anche senza il mazzo di fiori, senza il bacino, insomma fate quello che volete. Il bacio. Daniele.